Come sapete, diciamo, le allerte vengono date dalle centraline ARPAB, che hanno un protocollo ovviamente di rilevazione. Noi, con il progetto che menzionavo prima dell'università, vogliamo, sempre in collaborazione con ARPAB, ramificare la rete di rilevamento della qualità dell'aria per renderla molto più, diciamo, particolarizzata, perché chiaramente, non solo per restituire informazioni ai cittadini, ma anche per andare a capire che interventi fare. Diciamo, questo progetto nasce da un lato per monitorare, dall'altro per migliorare la qualità dell'aria, quindi soprattutto anche eventualmente attraverso la piantumazione, ma anche, perché no, andando a vedere anche a livello di flussi di traffico in alcune aree quanto possono incidere rispetto ad altre sorgenti. Attualmente noi, sapete, abbiamo questi macro indicatori per cui l'X percentuale a Verona è derivante dallo smog delle auto, particolato primario e secondario. Se andiamo invece a fare analisi un po' più specifiche, riusciremo anche a capire meglio questi dati e quindi anche a non solo avercelo il dato e quindi migliorare la capillarità delle centraline, ma anche a vedere se le soluzioni che poniamo in campo, dal verde a altre riduzioni, provocano effettivamente un miglioramento, perché, e concludo, al di là di tutto, qualsiasi intervento senza monitoraggio, lo rischio di essere troppo, cioè di formazione ingegneristica, perdonatemi, ma è un'idea. Cioè, dobbiamo avere numeri che dimostrino che le nostre strategie funzionino, perché se no spariamo idee o strategie campate non su numeri reali.